Ieri c'è stata l'audizione dei vertici Telecom alla Camera ed è stata un'audizione che abbiamo potuto vedere e sentire. Beh, in verità no, solo noi parlamentari perché Telecom ha chiesto la secretazione. Ufficialmente è perché siamo nel blackout period, un periodo in cui le comunicazioni delle società non possono essere rese pubbliche perché essendo la società quotata potrebbero influenzare il mercato e con questa motivazione non si è nemmeno presentato l'amministratore delegato Flavio Cattaneo. Perché hanno atteso oltre 3 mesi per venire a rispondere in Parlamento alla gravissima situazione dei lavoratori? Oh, i lavoratori! Risulta però che va tutto bene. Sì, come no. Lo schema è sempre lo stesso. I costi delle crisi e di una cattiva gestione aziendale ricadono sulle spalle dei lavoratori. Stiamo parlando di 50.000 dipendenti diretti e altre migliaia nelle varie consociate. Ci hanno detto che va tutto bene. Secondo l'azienda, perdere 2 giorni di ferie e ore di permesso non retribuito non è una perdita di diritti. E il demansionamento di secondo livello e la videosorveglianza non sono un'umiliazione per il lavoratore. Beh, almeno avremo in tempi brevi una banda larga diffusa in tutta Italia. Non è proprio così. Abbiamo chiesto di sapere qualcosa in più in merito all'incredibile notizia che addirittura Telecom Italia investirà 11 miliardi di euro nei prossimi anni per arrivare al 95% di copertura in fibra ottica del paese. Quanti anni, come, dove e i dettagli del piano non è dato sapere. Inoltre i dati che ci hanno fornito sulla diffusione della banda ultralarga sono completamente differenti da quelli pubblicati dal Ministero. TIM dichiara l'80%, il Ministero scrive 35,4. Qualcosa non ci torna. Allora ci saranno per forza notizie positive sul fronte industriale. A pagare una disastrosa gestione aziendale sembrano siano solo i lavoratori. Non ci hanno dato alcuna voce di analisi dei costi, delle esternalizzazioni e dell'utilizzo dei call center esteri o esternalizzati. Ma guarda caso, i vertici decidono di doversi meritare benefit e bonus fino a 55 milioni di euro. Ma non è la versione di TIM! Ma quanto ammonta oggi l'esternalizzazione dei servizi, per esempio la gestione ADSL, manutenzione, allacci, volture e guasti? Quali modalità e criteri seguono i servizi esternalizzati? Andremo a chiarire tutti questi aspetti a cui non hanno risposto con una delegazione del Movimento 5 Stelle presso il management aziendale. I lavoratori devono avere una risposta.